Celeste, Iacovino, che non vedo, eccola, qua vieni, all'assessore Michele Del Sordo, che si sono dedicati in questi giorni, in queste settimane, all'assessore Montori, che è assente perché è fuori sede. Devo però ringraziare anche la struttura tecnica del comune di San Severo, in special modo il geometra Oreste Iadevaio, che ha, diciamo, subito sposato questa idea e fatto in modo che si potesse realizzare in tempi brevi, così come l'impresa di Michele Bencivegna, che lavorando anche di notte, in pochissimi giorni ha trasformato questo luogo, un luogo abbandonato, in quello invece che questa sera si vede e che riusciamo tutti quanti a ammirare. Io credo che senza il loro apporto, senza il loro lavoro, anche la ditta di Sergio Romano, che ha realizzato l'impianto elettrico lavorando diciamo veramente con ritmi serrati, abbiamo inaugurato questa galleria. Questa galleria, che voi sapete meglio di me, è stata nei decenni luogo di cultura della nostra città e che da molto tempo era chiusa. Quindi la soddisfazione nostra è di aver saputo e potuto rimettere a disposizione della cittadinanza questo luogo, che sarà luogo di esposizione, diciamo, di quadri, di mostre fotografiche, ma ritengo anche di presentazione di libri e di pubblicazioni che negli anni, appunto, i nostri concittadini, e non solo i nostri concittadini, verranno a fare. Ciò detto, io non mi dilungo oltre, anche perché non sono nelle condizioni di poterlo fare, io vi presento il nostro amico, carissimo amico Antonio Crispuoli, che è l'autore di questa mostra fotografica che voi vedete esposta, diciamo, nella galleria. Antonio Crispuoli.